Una sera, mentre Morgan, comproprietario della Davis Company, percorre in macchina un viale di periferia, viene fatto segno ad alcune raffiche di mitra. L'auto sbanda paurosamente e finisce fuori strada. Un occasionale testimone corre ad avvertire la polizia, ma questa, quando giunge sul posto, non trova traccia né di Morgan né della sua automobile. In realtà Morgan, il quale ha cercato di non far conoscere l'accaduto alla polizia, è rimasto miracolosamente illeso e adesso tenta soprattutto di evitare che la responsabilità dell'attentato contro la sua vita ricada sui suoi soci comproprietari della Davis Company. Vera, una bella donna ambiziosa e piena di complessi. Velasco, uno svagato idealista. Brigitte, segretaria della Davis Company, una ragazza stravagante e imprevedibile, rivela al tenente Sheridan, incaricato delle indagini, che Vera, Velasco e Morgan hanno sottoscritto un'assicurazione sulla vita, ognuno a favore degli altri due, e ciascuna per $1 milione. Questo dunque potrebbe essere stato il movente del tentato omicidio contro Morgan. I suoi soci potevano guadagnare così $1 milione ciascuno. Vera e Velasco invece affermano che quanto è accaduto a Morgan è conseguenza di certe sue rischiose e poco chiare iniziative nel giro di affari della Davis Company. Comunque, una misteriosa visita notturna compiuta da uno sconosciuto nel cottage di Vera induce la donna a chiedere la protezione di Sheridan, al quale lei afferma è disposta ad offrire tutta la collaborazione possibile. Insieme a Vera, Sheridan si incontra poi con Velasco. Velasco sembra un uomo leale e sincero e tuttavia fa il possibile per non farsi scorgere da Sheridan mentre una ragazza sta per consegnargli un misterioso regalo per un bambino. Quello che c'è al tavolo con me è un poliziotto. Altre persone intanto sembrano molto interessate ai movimenti dei tre soci della Davis. Un misterioso individuo, Callum, ha fotografato Morgan mentre si incontrava all'aeroporto con un certo West. E una donna, Paola, cerca ripetutamente di mettersi in contatto con Velasco all'insaputa dei suoi due soci. Per conto della Davis, Morgan sta per partire in aereo alla volta di Madden, dove dovrà partecipare ad una riunione. Ma mentre sta per recarsi all'aeroporto, c'è un nuovo attentato alla sua vita. Soffro di vertigini. Questa volta col veleno. Morgan viene ricoverato d'urgenza in ospedale e al suo posto parte Velasco. Mentre Sheridan si accinge ad iniziare l'inchiesta sul nuovo attentato contro Morgan, il piccolo aereo sul quale Velasco sta volando alla volta di Madden esplode in aria, provocando la morte dello stesso Velasco e del pilota. Del tuo viso, mi raggiunge la sera, questa volta lo so, stai fuggendo per me, sì per me. Cento mila.
violoncelli stanno suonando. Centomila sentimenti sto scoprendo. Proseguono le ricerche iniziate questa notte per l'eventuale opera di soccorso ai due passeggeri dell'aereo inabissatosi nelle acque del lago. È da questa notte che alcuni motoscafi incrociano sulle acque del lago, ma pare finora senza alcuna speranza. Il piccolo aereo è esploso in aria e i testimoni, due pescatori, l'hanno visto precipitare in fiamme. Purtroppo l'apparecchio e i due occupanti sono finiti in fondo al lago, a oltre 500 metri di profondità. Il pilota si chiamava Barney Quinn, aveva 37 anni ed era scapolo. Proveniva dall'aeronautica militare. Era stato pilota da caccia. Aveva compiuto varie missioni di guerra in Corea. Il passeggero era Sandy Velasco, aveva 40 anni, con proprietario di una piccola società di importazione, la Davis Company. Si recava a Madden per affari. Ci hanno comunicato in questo momento che i sub incaricati delle ricerche hanno recuperato nella zona nord-ovest del lago alcuni frammenti della carlinga dell'aereo. Si tratta di materiale prezioso per le conclusioni dell'inchiesta sulle cause del disastro che i tecnici stanno conducendo. A proposito di inchiesta, a bordo del motoscafo che ha perlustrato il lago c'è il tenente Sheridan con i suoi collaboratori della squadra omicidio. E questo fa ovviamente supporre che la tragica conclusione del volo potrebbe anche essere dovuta a sabotaggio. In questo caso si tratterebbe di individuare i responsabili di un duplice delitto. Come si ricorderà, su questo stesso lago, alcuni anni fa... Ora facciamo alcune domande al tenente Sheridan. Tenente, la vostra presenza fa pensare che l'accaduto potrebbe non essere dovuto a disgrazie. Ecco, c'è una serie di circostanze che potrebbero farlo supporre. E ce ne potete indicare qualcuna? No, mi dispiace, è tutto ancora da verificare. Abbiamo visto che sono giunti anche degli esperti dell'aeronautica. Che cosa pensano dell'accaduto? È perché lo chiedete a me, non a loro. Un'ultima domanda. Nel caso accertiate che si è trattato di sabotaggio, avete un orientamento per la ricerca dei responsabili? Innanzitutto accertiamo che si tratti veramente di omicidio. Grazie. Tenente, i pescatori chiedono se volete ancora interrogarli. No, io ritorno in città. Provvedete voi a far firmare le deposizioni. Scott, resta anche tu. Va bene. E ricordatevi che dovete parlare con i periti aeronautici. Intesi? D'accordo, venite. Andiamo. Scusate, tornate in città, vero? Sì. Potreste darmi un passaggio, almeno fino al bivio di Mark Till? Ero con un amico, ma è andato via prima perché aveva fretta. E qui intorno non c'è neanche un telefono per chiamare un taxi. Accomodatevi. Grazie. Vi ho notato subito prima sul lago. Tutta in nero. Che cos'è, un lutto recente? Da questa notte. Da quando lui è caduto nel lago. Volete dire l'aereo? Quello che... C'era lui a bordo. Velasco? Sì, ho sentito che il passeggero dell'aereo si chiamava così. Era un vostro parente? No, era l'uomo che amavo. Ci saremmo sposati presto. Mi dispiace, ma non potevo immaginare che voi... Era un uomo buono, Velasco. Buono e generoso. Saremmo stati felici insieme. Capisco. A volte nei viaggi aerei succedono delle cose imprevedibili. Ecco, un aereo perfetto, un pilota sicuro, eppure... No, non sono gli aerei, è il destino. Sì? Sì, ne ho fatti di viaggi io per anni. Ero hostess, conobbi così lui. Ma c'è chi dice che non si tratti di una disgrazia. Voi che ne dite? Come fanno a pensare certe cose? Ecco, siamo quasi arrivati al bivio per marketing. Eh? Sì. Grazie. Condoglianze, signorina. California.
0461. Ma non saprei, probabilmente quando Brigitte ha versato il tè ero qui, dove sto adesso. Se è possibile, cercate di essere un po' più precise, è una circostanza molto importante. Sì, sì, ero qui davanti alla finestra. E la segretaria, Brigitte? Ha lasciato il carrello lì. Morgan era in piedi vicino alla scrivania e Velasco seduto sul divano. E dopo? Beh, dopo Brigitte ci ha servito le consumazioni, prima la menta a me, poi il whisky a Velasco. Ah no, 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 prima il tè a Morgan. Brigitte lo ha versato nella tazza, ma è stato Morgan che ha messo il latte. E quando ha bevuto? Beh, subito, quasi subito. Ma si è trattato di istanti. Bene. Daniel, la signorina Brigitte. Sapevo che il signor Morgan preferiva dosare da sé il latte. Perciò ho lasciato che si servisse da solo. Infatti il signor Morgan ha già confermato questa circostanza. E questo che significa per noi? Ma perché volete sapere tutte queste cose? Forse, come abbiamo pensato noi, il tè era avvelenato. È quello che stavo per dirvi. Conteneva una dose di Delion sufficiente a uccidere una persona. Per sua fortuna Morgan non aveva bevuto che un sorso. Ma allora chi ci va di mezzo sono io. Sono stata io a portare il tè. Ma io non sono arrivato a una conclusione del genere, ve l'assicuro. Ah, meno male. Per il momento di certo sappiamo soltanto che il latte versato nel tè conteneva il veleno. Niente di più. Tenente, c'è il ragazzo del bar. Ecco, io ho preso il vassoio con le consumazioni al bar e l'ho portato fin giù all'ingresso. Poi ho cercato il portiere perché volevo salire con l'ascensore. Sono 8 piani. E allora? Il portiere non c'era e così sono andato a cercarlo. Stava nel suo appartamento. E il vassoio? Te lo sei portato dietro? Veramente? No, l'ho lasciato lì, nel box portiere. Tanto devo tornare indietro. Capisco. E quanto tempo è passato prima che tornassi a prendere il vassoio? Poco, qualche minuto. Ma ho fatto qualcosa di male. Senti, da ragazzo ho lavorato anch'io in un bar. E quando gli ascensori erano fermi facevo proprio come te. Invece di salire a piedi cercavo il portiere. E il vassoio con la roba? Beh, lo sistemavo da qualche parte. Almeno stasera direi che la musica ti deprime. Avanti, che cosa posso fare per tirarti su? Ti verso da bere? Vuoi che ti racconti una storiella? O magari preferisci vedere la televisione? Che sta facendo, Morrie? Mangia e beve. Secondo me si prende troppa confidenza quell'uomo. Dopotutto è uno che lavora per te. Beh, ma quando beve se ne dimentica. Adesso digli che basta, che se ne vada. Certo, certo che me ne vado. Dopotutto sono venuto perché non eravate in grado di guidare. Quando c'è bisogno di me, non mi tiro mai indietro io. Mi pare piuttosto naturale. Ti danno lo stipendio, no? Una miseria mi danno. E stasera sono venuto a lavorare anche fuori orario. Potrei rivolgermi ai sindacati. Beh, poi ne parliamo, eh? Adesso è meglio che te ne vada. Certo, certo che me ne vado. Vi lascio soli. So io dove andarmi a divertire. Vai, vai. Sera. Buonasera. Volevo suonare ma la porta era aperta e allora... Prego, accomodatevi. Grazie. Il tenente Sheridan, la signorina Victoria Milton. Buonasera. Buonasera. Allora, come va? Tutto passato, eh? Secondo il medico dovrei stare a letto ancora qualche giorno, ma io penso di rimettermi in circolazione domani stesso. Che cosa mi consigliate, tenente? Mi trasferisco in cucina a far finta di preparare qualche cosa o è meglio che me ne vada proprio? No, non credo che mi tratterò molto a lungo. La soluzione della cucina mi sembra la più indovinata. D'accordo. Dunque, ho parlato con la signorina Vera e con la vostra segretaria e anche col ragazzo del bar. E che cosa avete concluso? Niente. Volete bere qualche cosa? No, grazie, per me no. Non è facile individuare una responsabilità precisa. Il veleno nel tè potrebbe averlo messo la signorina Brigitte quando è rimasta sola nel suo ufficio.
ma anche la signorina Vera e Velasco ne hanno avuto il modo. Poi c'è una terza ipotesi. Il ragazzo del bar ha lasciato il vassoio incustodito nel box della portineria per qualche minuto e qualcuno potrebbe averne approfittato. E io che posso dirvi? Semplicemente quello che ne pensate. Non mi sembra ragionevole continuare a credere che si tratti, che so, ancora di un errore. Ma perché quello che penso io dovrebbe essere così importante? Io non ho visto niente. D'accordo, ma voi potete avere qualche idea più precisa sul possibile movente. Non più di voi. Sapete tutto ormai sulle assicurazioni che abbiamo sottoscritto. Quindi? Voi pensate alla signorina Vera o a Velasco? No, Vera no. Non la credo capace di tanto. E allora Velasco non aveva molta simpatia per voi. Forse vi odiava, non è così? E se mi odiasse davvero, non lo so, ma direi che era un tipo incapace di sentimenti esasperati. Era un debole, un rassegnato. E quindi non sospettate neanche di lui? In questi ultimi tempi era molto inquieto, qualche volta anche misterioso. Ma anche se fosse stato lui, a che serve ormai? Velasco è morto. Non ci sono dubbi. Il disastro è stato provocato da una carica esplosiva. Lo penso anch'io. È una conclusione che si adegua perfettamente con la dinamica del sinistro. L'ultimo messaggio alla torre di controllo era stato dato un minuto prima, tutto regolare a bordo. Omicidio, dunque. Duplice e premeditato. Anche le testimonianze confermano che si è trattato di sabotaggio. I pescatori che si trovavano sul lago dicono che non c'era traccia di fuoco a bordo dell'aereo fino ad un attimo prima dell'esplosione. È strano che qualcuno abbia avuto tempo e modo di mettere l'esplosivo a bordo. Fu deciso all'ultimo istante che sarebbe stato l'aereo FCX a partire. Infatti, lo sapete, doveva rimanere di riserva. Sicuramente l'esplosivo non era a bordo, ma è stato portato dal passeggero stesso, naturalmente, senza saperlo. Guardate ora questo frammento di valigia. È stato ingrandito 10.000 volte. Sono evidenti le tracce dell'esplosione. Le linee di lacerazione vanno verso l'esterno, non verso l'interno. E così l'esplosivo stava nel bagaglio di Velasco. Questa è una tecnica che i criminali usano spesso anche su aerei di linea. Infatti, e anche in questi casi c'erano di mezzo grosse assicurazioni sulla vita di qualche passeggero. Beh, penso, signori, che si possa ormai stendere un verbale, Forse non te ne sei ancora resa conto, ma si preparano giorni difficili per te. Ti devi difendere e io posso aiutarti a farlo. Ma come ti puoi difendere se non hai nemmeno il tempo di capire? Ogni giorno accade qualcosa ed è sempre più grave, sempre più vicino. Prima a te, poi a Velasco. E ora a chi? A chi? È terribile passare i giorni così. Ospedale, uffici di polizia, cerimonie funebri. Ho ancora in gola l'odore dell'incenso. E non ho nemmeno saputo pregare per Velasco. Lo sapevo. Ti fai sopraffare dalla tua paura fisica e dalle tue repulsioni. E al resto non hai nemmeno pensato. C'è un'inchiesta in corso. Due tentativi di omicidio contro di me. E l'omicidio di Velasco, già perché ormai la polizia l'ha classificato così. E tu non pensi neanche a come potrà andare a finire, a quali accuse ti possono cadere addosso. Questo non accadrà. Non possono accusare me. Tu ed io riceveremo $1.000.000 per la morte di Velasco. È la ricchezza per tutta la vita. Ed è una somma per la quale si può diventare assassini. Non io, Morgan. D'accordo. D'accordo, ma non è facile farlo credere agli altri. Per me la situazione è un po' diversa, perché io per ben due volte ho rischiato di essere ucciso. Ma tu... tu eri con noi quando il tè è stato avvelenato, no? Ed eri con Velasco quando l'aereo è partito. Hai letto i giornali? Hai visto a quali conclusioni sono arrivati? L'aereo è scoppiato in aria perché c'era dell'esplosivo nel bagaglio di Velasco. E quel bagaglio è stato a tua portata di mano? Non è possibile che tu pensi questo. Che tu pensi che io... Ma allora che vuoi? A che ti serve la mia paura, Morgan? Calmati, calmati e non fraintendermi. Io voglio soltanto aiutarti e aiutare me stesso, naturalmente. E un mezzo c'è.
ma vorrei che tu fossi meglio disposta ad ascoltarmi. Siediti, parliamo da buoni amici. Vuoi? No, la sigaretta no. Scusami. Non ha importanza. Ti ricordi che cosa hai detto quando hai saputo che mi avevano sparato addosso? Tu ti ricordi a chi hai pensato subito, no? Ai nostri nuovi clienti. Certo, e a chi altri potevo pensare? Certo, era l'idea più plausibile e io ho detto di non ammetterla soltanto perché volevo prendere del tempo e perché speravo che saremmo riusciti a combinare un altro affare, cosa che adesso è naturalmente impossibile dopo quello che è accaduto. Anzi, dobbiamo uscirne davvero e per sempre. Questo l'avevo già detto io e anche Velasco. Sì, io pensavo di essere solo a correre il rischio e non avrei mai supposto quello che poi è accaduto. Dobbiamo rompere con questa gente ad ogni costo e fare in modo che la polizia sappia come orientare le sue ricerche. Ma com'è possibile? Allora dovremmo ammettere che... Ma che ammettere? Noi non abbiamo mai saputo niente dei traffici di Velasco. Era una sua iniziativa, un'attività che lui svolgeva a nostra insaputa, quando era lontano da qui. No, è ingiusto. Velasco è stato un buon amico e ha pagato per tutti noi, non merita questo. Ma noi dobbiamo soltanto fare in modo che i responsabili della sua morte vengano colpiti come meritano. Ma dimmi, a che servirebbe che ammettere che anche noi eravamo complici dei suoi traffici? Invece così possiamo facilitare il compito della polizia aiutando le sue ricerche. Ma perché doveva succedere tutto questo? E quando finirà? Io non so vivere così, non lo sopporto. Buongiorno. Ah, buongiorno, tenente. Posso, vero? Come no? Accomodatevi. È solo che non c'è nessuno, non so. No, meglio, io sono venuto per parlare proprio con voi. Con me? Sì, ma non... discorso amichevole, almeno nelle mie intenzioni. Allora andiamo nel mio ufficio. No. E stavo mettendo a posto dei pezzi appena arrivati. E beh, continuate, si può parlare benissimo anche così, no? Sì, ma io devo andare avanti e indietro. Meglio. Si chiama Morley, mi pare, l'autista della società, vero? Sì, lo conoscete? Sì, l'ho visto a casa di Morgan qualche sera fa. Un bel tipo, eh? Doveva diventare campione di pugilato. Poi gli è capitato non so cosa alla mano. È stato sfortunato. Che ne dite? Va bene qui? Beh, forse è meglio così. Sì, c'è più risalto. Sì, va bene. Cosa dicevate di Morley? Che è stato sfortunato. È finito col fare l'autista. Naturalmente non è contento. Ha sempre un brutto carattere di cattivo umore. Il signor Morgan lo sopporta perché sono stati compagni di scuola. Compagni di scuola? Sì. E Morgan guida anche i furgoni della società, vero? Certo. Perché? Così. Avete la chiave? Sì. Prego, andiamo. Dove va questo ascensore? Giù in garage. Telefonate presto. Chiamate Vera e Morgan. E che cosa devo dire? Voglio solo sapere se sono a casa. Trovate una scusa, non lo so. Ecco, dite se vengono in ufficio che voi avete bisogno di uscire. E adesso Vera. Non risponde nemmeno lei. Basta così, grazie. Io veramente non capisco.
scusate. Box. Ma è di oggi. Evidentemente l'ha lasciata la persona che era qui. A poco fa non avete detto che Murray l'autista faceva il pugile? Chi Murray? Voi pensate che lui... Che motivo aveva di non farsi vedere? Ma non lo so, proverò a chiederglielo, sempre che si tratti di lui. Velasco negli ultimi tempi andava spesso a Madden, vero? Sì, piuttosto spesso. Per affari della società? Certo. Abbiamo un nostro corrispondente che ha molti clienti in Sud America, la signora Medala. Ah, e voi, Brigitte, quando avete parlato del bagaglio di Velasco, avete detto che portava a Madden il regalo per un bambino. Si tratta di un parente? Veramente non saprei. E la signora Medala ha figli? No, almeno non credo. Qualcuno dice che Velasco negli ultimi tempi fosse un po' strano, misterioso. Voi non avete notato niente di particolare? Un po' strano il signor Velasco lo è sempre stato. Ma tutto questo che vuol dire? Così. Polizia. Vorrei avere qualche informazione su un vostro cliente, il signor Sandy Velasco. Ci risulta che quando veniva qui a Madden scendeva spesso a questo albergo. Avete detto Sandy Velasco? No, mi dispiace, credo proprio di non ricordarlo. Ecco, questa forse vi aiuterà. Sì, lo conosco, certo, ma non è il signor Velasco. Volete dire che è un vostro cliente? Ma non si chiama Velasco? No. Questo è il signor Morgan. Non c'è dubbio. Grazie. Sì, è venuto 4-5 volte in questi ultimi mesi. È un buon cliente, cordiale e largo di mance. Ma vi assicuro che vi sbagliate. Non si chiama, come avete detto? Velasco, Sandy Velasco. Ecco. E invece si chiama Morgan. Se volete potete chiederlo anche al personale, ma io non mi sbaglio. Scusatemi, ma quando i commessi escono mi accerto sempre che abbiano chiuso tutte le porte e spento le luci. Prego. Sono un po' stanca. Accomodatevi. Grazie. Io non so se faccio bene a parlarne e forse non l'avrei fatto se Velasco fosse ancora vivo. Lo conoscevo da anni. Grazie. Era un uomo strano, ma simpatico, cordiale. Mai nulla da ridire sugli affari. Ultimamente invece era cambiato. Lo vedevo assente, preoccupato. Infine fece qualche cosa di veramente inspiegabile. Quando si trovava a Madden, spedì direttamente due carichi di merce a un cliente sudamericano. Un cliente mio. E solo indirettamente della Davis Company. E come giustificò questa sua iniziativa? La prima volta disse che si trattava di una spedizione urgente e liquidò subito la mia percentuale. Ma la seconda volta non mi disse niente. Ma quando effettuò la spedizione, un amico mi avvertì in tempo. Così io ebbi modo di aprire una delle casse. Riuscii a vedere soltanto la merce imballata. Ma mi bastò per capire che non si trattava dei nostri soliti oggetti di artigianato. E cioè? Cosa c'era nella cassa? Degli scatoloni piatti, grandi così. Sa, come quelle dei giocattoli. Qualche giorno prima io ne avevo vista una uguale in mano a Velasco. E mi aveva detto che si trattava di un regalo per un bambino. Regalo per un bambino? Aveva una scatola così anche quando partì con l'aereo l'ultima volta. Mi sembrava un po' strano che mandasse i nostri clienti in Sud America regali per bambini, non vi pare? Infatti. La cosa non mi piaceva e volli vederci chiaro, tanto più che mi riguardava da vicino. Una sera che Velasco uscì di qui e aveva uno di quei regali in mano, io lo seguì. Lo vidi entrare nel galleggiante sul fiume. Evidentemente era lì che doveva portare il regalo per il bambino. Attraversai la passerella e raggiunsi la piattaforma del galleggiante.
capite? Il regalo per il bambino era un mitra. Mi fu facile immaginare cosa contenessero le casse spedite in Sud America. Centinaia di regali come quello. Però sembrava che Velasco agisse controvoglia, senza convinzione. Questa vostra scoperta ebbe un seguito? Con lui, voglio dire. Gli avete accennato qualche cosa? No, non lo vidi più da allora. Non ne ho parlato con lui né con nessun altro. Cosa dovevo fare? Denunciarla alla polizia? In fondo avevo della stima per Velasco. Chissà com'era finito a trafficare armi. E forse è proprio per questo che l'hanno ucciso. Certo. È possibile. Ma quelle armi le avete viste portare soltanto da Velasco? O anche da Morgan e da Vera? No. Non erano più venuti a Madden negli ultimi tempi. Veniva soltanto Velasco. Vi è mai capitato di cercarlo in albergo mentre era qui a Madden? Ah sì, una volta lo feci chiamare dalla signorina che si occupa della contabilità, ma in albergo risposero che lì non c'era nessun Velasco. E qual era l'albergo? Il Saxon Hotel, mi pare. Infatti, era uno dei due alberghi dove di solito scendeva, ma non dava il suo nome. Dava quello di Morgan. Morgan? E perché? Fermo! Giù la pistola e alza le mani. Scott! Entra. Avanti. Oh, non vi preoccupate per lui. Dorme. Tanto meglio per voi. Sono un ufficiale di polizia. Siete il tenente Sheldon, vero? Lui mi aveva avvisato. Ma non prevedevo che sareste arrivato così presto. Siete qui perché volete sapere di Velasco e della sua morte. Non è così? Infatti. Siete molto ben informati. Velasco, o Morgan, come si faceva chiamare qui a Madden, era uno che non contava. Era capitato tra noi per caso. Mi trattava affari senza importanza, forniture da poco, a gente che non sai mai se potrà pagare. Nessuno poteva avere interesse a ucciderlo. Sono parole molto vaghe le vostre. Ma almeno io sono uno che conta. Ma sono informato. Perfettamente informato. Vedete, quello delle armi è un commercio come un altro. C'è chi vende e chi compra. Sì, a volte il gioco è grosso e qualcuno cerca di barare, ma questo non succede mai per poche centinaia di fucili. Morgan, o Velasco se preferite, non correva alcun rischio. I suoi assassini dovete cercarli altrove. Non crederete che queste assicurazioni possano bastarmi? È la verità. Non ho nulla da temere io. Tra poco me ne andrò. E voi non potrete far nulla per fermarmi. Avevate due uomini con voi, vero? Qui, lungo il fiume. Certo dovevano raggiungervi, ma non potranno farlo se prima io non me ne sarò andato. Succede qualche cosa ai miei uomini, non uscite vivo da qui. Sul fiume c'è un motoscafo che aspetta. Vi porterà lontano, in un altro paese. Voi mi lasciate partire e non accadrà niente a nessuno. Un giorno scoprirete l'assassino di Velasco e saprete così di non aver sbagliato a lasciarmi andare. D'accordo. Non ho altra scelta. Ma prima voglio vedere qui i miei uomini sani e salvi, intesi? Bene.
le vostre rivoltelle. Posso andare? Certo. Tenente. Mi dispiace, ci hanno colto di sorpresa. No, non vi preoccupate, qualche volta può andare male. Andiamo, c'è ancora qualche cosa da fare. Ho incontrato quell'uomo, West, in un albergo di Mad. Poi ho preso un aperitivo. C'era del sonnifero ed eccomi qua. Scusate, non ci sarebbe qualcosa da bere? Scott, guarda un po' in giro. Sorso farà bene anche a noi. E potete dirci qualche cosa di voi? Sì, mi chiamo Joe Kellum. Sono qui per motivi di lavoro per conto della Wood Insurance. È la società di assicurazione che doveva liquidare la polizza di Velasco. Sì, sono un investigatore privato e prima di liquidare una polizza io faccio sempre qualche ricerca. Stavolta con Velasco si tratta di 2 milioni di dollari. E chi deve tirarli fuori vuole essere sicuro che tutto sia in regola. Ho trovato solo del gin. Quindi per me va bene, grazie. E qui a Madden? Cosa state cercando? Di preciso non lo so. Ma un qualcosa che mi aiuti a capire chi ha fatto saltare in aria l'aereo di Velasco. Potete dirci qualche cosa sui risultati delle vostre ricerche o no? Ecco, vedete, secondo me non sono qui gli assassini di Velasco. Si trovano la Davis Company e dintorni. Qui siamo fuori strada, voi e io. Beh, è un'ipotesi piuttosto interessante. Spero che abbiate qualche argomento per sostenerla. Credo di avere un asso nella manica. E al momento opportuno lo mostrerò anche a voi. Ma i miei meriti devono restare miei. Intesi? Meglio lavoro, meglio mi pagano. Beato voi. Se tutto quello che avete detto è vero, riparleremo anche della vostra collaborazione. Come potete vedere, la nostra società di assicurazione si attiene alla lettera alle clausole contrattuali. Una volta definite le questioni in sospeso, si procederà immediatamente alla liquidazione. E le lezioni in sospeso, se ho ben capito, riguardano soltanto l'inchiesta della polizia? Sì, più o meno. E che succede se, diciamo, fra un anno i poliziotti non hanno ancora combinato niente e continuano a cercare? Se davvero dovesse accadere una cosa del genere, rivedremo la situazione, cercheremo una via d'uscita. Ma avete parlato col tenente Sheridan? Perché non chiedete il suo consiglio? Lui prosegue altrove le sue ricerche perché evidentemente suppone che i responsabili della morte di Velasco siano altrove. Il discorso è molto semplice, soltanto se ci accusano di un diritto voi potete rifiutarvi di pagare. Se questo non avviene, le vostre cautele non hanno nessun senso. Ma io... Questa stessa discussione è molto dolorosa per noi. Il ricordo di Velasco fa parte dei nostri sentimenti e voi ci costringete a parlarne come di un affare. Vi assicuro che nutro il massimo rispetto per i vostri sentimenti. Ma non si può negare che alla base dei nostri rapporti c'è un contratto con le sue modalità, le sue clausole. E allora rispettiamole queste clausole e liquidiamo le polizze. Altrimenti saremo costretti a ricorrere a un'azione legale e i danni saranno tutti vostri. No, no, un'azione legale no. Non sopporto altre intrusioni nella nostra vita privata. Ma io credo che avremo modo di definire tutto in breve tempo e nel migliore dei modi. Riferirò di questo nostro colloquio e vi darò mie notizie al più presto. Buongiorno, signori. Buongiorno. Buongiorno. Non mi piace, sento che è falso. E non crede alla nostra buona fede. Vorrei avere il coraggio di rinunciare a 1 milione di dollari. Che notizie ha portato l'avvocato? Cercano di prendere tempo, ma pagheranno. Presto. Molto presto. C'è sempre quel tale che aspetta. Va bene, fallo entrare.
D'accordo, me ne vado. Se hai bisogno di me, sono giù in garage. Non di là, è meglio che non ti vedano. Prego. Buongiorno, mi chiamo Callum, lavoro per la Wood Insurance. Come l'avvocato Carter, l'ho visto uscire poco fa. Accomodatevi. Grazie. La mia è una visita privata, amichevole. Sì, insomma, io vorrei darvi una mano, per l'assicurazione, intendo. Di che si tratta? Come vi dicevo, sono un investigatore privato e lavoro per la Wood. In questi ultimi giorni sono stato a Madden. Anche il tenente Sheridan è stato a Madden, ma forse voi lo sapevate. No. E allora? Lì a Madden ho saputo che il vostro socio, Velasco, si occupava di un commercio un po' particolare. Armi. Armi? Velasco? Manna, ma come fate ad affermare una cosa simile? Lo affermerà anche Sheridan, vedrete. Perché lì a Madden ha avuto modo di conoscere un certo West, che pare conti molto tra i trafficanti di armi. E da lui ha saputo diverse cosette sul conto del vostro socio. No, non è possibile, non lo posso credere. Non sprecate tempo a recitare con me, Morgan. Voi sapete benissimo chi è West. Questa foto l'ho scattata io stesso. Quando vi siete incontrati all'aeroporto di Havilland, il giorno prima della morte di Velasco. Voi e West. E questo che cosa prova? Non lo so. Ma certo può procurarvi dei guai con la polizia e le assicurazioni. Io invece semplifico tutto e mi accontento di poco. $10,000 per tacere. Non è un prezzo troppo alto, direi. Ma no, no, non ha senso. Velasco, trafficante d'armi, un uomo come lui, che detestava ogni violenza. Vi assicuro che non può esserci dubbio, l'ho accertato io stesso. Cosa posso dire? In ogni caso, la sua non può essere stata una libera scelta. Qualcuno o qualcosa deve avergliela imposta. Forse Velasco non era come voi pensate. Non si diventa avventurieri da un giorno all'altro. Pensate alla disinvoltura con cui se ne andava in giro con un campionario di armi automatiche che lui poi definiva regalo per un bambino. No, Velasco non era così. Da solo non avrebbe mai potuto fare niente di tutto questo. Era un debole. E forse io non lo sposai proprio per questo, perché lo sentivo incapace di proteggermi. E allora? Chi aveva le spalle? Voi non vi siete mai resa conto di niente, così Morgan, eppure vi vedevate quasi tutti i giorni. Ma forse io non riesco a rendermi conto di quello che viene intorno. Ma vi sento amico. Perché non mi dite chiaramente quello che pensate di me? Mi ritenete davvero capace di aver ucciso Velasco? Perché? Ammette che io voglia accusarvi? E che cosa ve lo fa pensare? Non mi avete risposto. Beh, non avrei potuto convocarvi al comando di polizia, invece sono venuto qui, a casa vostra. Abbiamo parlato in termini amichevoli. Quello che penso di voi come uomo mi sembra piuttosto evidente. Come poliziotto invece non sono in grado di rispondervi. O non volete? No, non vi direi niente, neanche se avessi un'idea precisa. E non ce l'ho. Deve essere una vita difficile la vostra. Sembra quasi che non abbiate il tempo per pensare a voi stesso. Ed è tanto importante pensare a se stessi. Ecco, io ora vorrei partire. Andare chissà dove, lontano dalla città. Avere tanto verde intorno e silenzio. Ma forse voi non potete capirmi. Non siete abbastanza egoisti. No, probabilmente è solo questione di abitudine. Il mio lavoro mi porta a vivere in mezzo alla gente.
Devo occuparmi un po' di tutti. Già, anche se non vi piace, non vi interessa. Oh, scusate, mi dimenticavo perché siete qui. Voi la polizia e io l'indiziata. Prometto che non mi concederò altre divagazioni. Scusate. Pronto? Ah, sì, un momento. L'ispettore Mitchell desidera parlare con tenente Shane. Devo parlarti. Sali. No, non l'ho mai vista. Ne siete sicura? Non è mai venuta a trovare Velasco? Se vi dico di no è no. Io la gente me la ricordo, anche se l'ho visto una volta sola. Peccato. Mi sarebbe piaciuto farvi guadagnare $100. Ma perché mi avete prese? Quello che dovevo fare l'ho fatto. E che c'entro io se non ho riconosciute? D'accordo, d'accordo. Vi darò $50. Comperatevi una dozzina di cravatte. Ve le regalo io. E vi assicuro che ne avete estremo bisogno. Fate vedere. Che c'è? Vi siete ricordata qualcosa? La ragazza non l'ho mai vista. Ma lui sì. Devo averlo già incontrato. Vediamo un po'. Come si chiama? Non lo so. Eppure l'ho già visto quest'uomo. E non mi sbaglio. No, no, non mi viene. Però se lo potessi vedere... Non è facile, ma non è impossibile. Li avevo persi di vista, lui e la ragazza. Ma adesso so dove trovarli. Certo, ci vuole prudenza. E forse c'è da correre qualche rischio. Cos'è? Un gangster? Non lo so. Ma di certo è uno che non si lascia avvicinare volentieri. Per me ci terrei a vederlo. Mi è tutto compreso nei $100. Sembra che vi interessi in modo particolare. Non l'avete ancora capito che sono curiosa? D'accordo. Ecco qui i $100. E domani sera andremo insieme a dare un'occhiata a questo signore. E magari dopo possiamo andare a cena insieme, no? Come no? Ma non vi presentate con quella cravatta. Mi toglierebbe l'appetito. Sai perché Velasco a Madden si faceva chiamare Morgan? Mm. Perché sapeva che un pericolo poteva minacciarlo. E lui cercava un modo per indirizzarlo verso il socio. Dopotutto, chi lo conosceva fisicamente? Solo quell'uomo, West. Se i trafficanti d'armi decidevano di farlo fuori, avrebbero mandato un qualunque sicario a cercare un certo Morgan alla Davis Company. E questo direi che è praticamente avvenuto. 3 attentati, e tutti contro Morgan. Perché anche sull'aereo doveva esserci Morgan, non te lo dimenticare. E così Velasco sperava di non correre rischi, perché sarebbero toccati a Morgan. E se Morgan fosse stato ucciso, Velasco si sarebbe impadronito di $1,000,000. Già, è proprio questa la mia conclusione. Sono loro, i trafficanti d'armi, i responsabili della morte di Velasco. E ormai è praticamente impossibile rintracciarli. Lo so molto bene che a Madden è finita male. Però sarebbe stato completamente inutile rischiare dopo quanto era accaduto a
Daniel riascolta. E ecco, chi ti dice questo? Io ti ho approvato incondizionatamente, lo sai. Solo che, dato le circostanze, io non credo una parola di quanto ha detto questo. Ma non dimenticare che l'autofurgone da cui hanno sparato apparteneva alla Davis Company. D'accordo, e non poteva essere un sicario dei trafficanti d'armi. Uno che lavorava appunto lì, alla Davis Company. Sì, ossia, uno della Davis Company. Sì? È qui, è per te. Sì, Sheridan. Sono Callum, l'investigatore della Wood Insurance. Vi ricordate la mia promessa a Madden? È arrivato il tempo di mantenerla. Vi aspetto. Una villa a mezzo miglio dalla insenatura di Whitefly. Sì, ci sarò io ad aspettarvi. Parcheggiate la macchina a distanza e venite avanti a piedi. No, non c'è bisogno, basteranno un paio d'uomini al massimo. Pronto? Pronto? Era Callum. Pare che ci siano delle novità. Devo raggiungerlo subito. Appena possibile darò notizie. D'accordo, aspetterò qui. Sì. Voi aspettatemi qui. Tenente, io... Calma. Radio accesa e luce spenta, perché il cuore non ti senta, mentre scendi le mie scale e vai. I tuoi passi nella notte, un motore che si accende, già di un altro tu sei. Whisky, per non pensarti più, la mia vita con te non finirà. Nel buio svanirà la gran voglia di piangere che ho. Ora dove vai? Beata te che già lo sai, quel che farai. Whisky, già non ti penso più, e domani un'altra ci sarà, e il tuo posto prenderà. Avete accennato qualche cosa? No, non lo vedi più da allora. Non ne ho parlato con lui né con nessun altro. Cosa dovevo fare? Denunciarla alla polizia? In fondo avevo della stima per Velasco. Chissà com'era finito a trafficare armi. E forse è proprio per questo che l'hanno ucciso. Certo. È possibile. Ma quelle armi le avete viste portare soltanto da Velasco? O anche da Morgan e da Vera? No, non erano più venuti a Madden negli ultimi tempi. Veniva soltanto Velasco. Vi è mai capitato di cercarlo in albergo mentre era qui a Madden? Ah sì, una volta lo feci chiamare dalla signorina che si occupa della contabilità, ma in albergo risposero che lì non c'era nessun Velasco.
E qual era l'albergo? Il Saxon Hotel, mi pare. Infatti, era uno dei due alberghi dove di solito scendeva, ma non dava il suo nome. Dava quello di Morgan. Morgan? E perché? Fermo! Giù la pistola e alza le mani. Scott, entra. Avanti. Oh, non vi preoccupate per lui. Dorme. Tanto meglio per voi. Sono un ufficiale di polizia. Siete il tenente Sheldon, vero? Lui mi aveva avvisato. Ma non prevedevo che sareste arrivato così presto. Siete qui perché volete sapere di Velasco e della sua morte. Non è così? Infatti, siete molto ben informati. Velasco, o Morgan, come si faceva chiamare via Madden, era uno che non contava. Era capitato tra noi per caso. Mi trattava affari senza importanza, forniture da poco, a gente che non sai mai se potrà pagare. Nessuno poteva avere interesse a ucciderlo. Sono parole molto vaghe le vostre. Ma almeno io sono uno che conta. Ma sono informato. Perfettamente informato. Vedete, quello delle armi è un commercio come un altro. C'è chi vende e chi compra. Sì, a volte il gioco è grosso e qualcuno cerca di barare, ma questo non succede mai per poche centinaia di fucili. Morgan o Velasco. E poi whisky a Velasco. Ah no, no, no. Prima il tè a Morgan. Brigitte lo ha versato nella tazza, ma è stato Morgan che ha messo il latte. E quando ha bevuto? Ma subito, quasi subito. Ma si è trattato di istanti. Bene. Daniel, la signorina Brigitte. Sapevo che il signor Morgan preferiva dosare da sé il latte. Perciò ho lasciato che si servisse da solo. Infatti il signor Morgan ha già confermato questa circostanza. E questo che significa per noi? Ma perché volete sapere tutte queste cose? Forse, come abbiamo pensato noi, il tè era avvelenato. È quello che stavo per dirvi. Conteneva una dose di Delion sufficiente a uccidere una persona. Per sua fortuna Morgan non aveva bevuto che un sorso. Ma allora chi ci va di mezzo sono io. Sono stata io a portare il tè. Ma io non sono arrivato a una conclusione del genere, ve l'assicuro. Meno male. Per il momento di certo sappiamo soltanto che il latte versato nel tè conteneva il veleno. Niente di più. Tenente, c'è il ragazzo del bar. Ecco, io ho preso il vassoio con le consumazioni al bar e l'ho portato fin giù all'ingresso. Poi ho cercato il portiere perché volevo salire con l'ascensore. Sono 8 piani. E allora? Il portiere non c'era e così sono andato a cercarlo. Stava nel suo appartamento. E il vassoio? Te lo sei portato dietro? Veramente? No, l'ho lasciato lì, nel box portiere. Tanto devo tornare indietro. Capisco. E quanto tempo è passato prima che tornassi a prendere il vassoio? Poco, qualche minuto. Ma ho fatto qualcosa di male. Senti, da ragazzo ho lavorato anch'io in un bar. E quando gli ascensori erano fermi facevo proprio come te. Invece di salire a piedi cercavo il portiere. E il vassoio con la roba? Beh, lo sistemavo da qualche parte. Almeno stasera direi che la musica ti deprime. Avanti, che cosa posso fare per tirarti su? Ti verso da bere? Vuoi che ti racconti una storiella? O magari preferisci vedere la televisione? Che sta facendo, Morgan? Mangia e beve. Secondo me si prende troppa confidenza quell'uomo. Dopotutto è uno che lavora per te. Beh, ma quando beve se ne dimentica. Adesso digli che basta, che se ne vada. Certo. Certo che me ne vado.
Dopotutto sono venuto perché non eravate in grado di guidare. Quando c'è bisogno di me, non mi tiro mai indietro io. Mi pare piuttosto naturale. Ti danno lo stipendio, no? Grazie. Sì, è venuto 4-5 volte in questi ultimi mesi. È un buon cliente, cordiale e largo di mance. Ma vi assicuro che vi sbagliate. Non si chiama, come avete detto? Velasco, Sandy Velasco. Ecco, e invece si chiama Morgan. Se volete potete chiederlo anche al personale, ma io non mi sbaglio. Scusatemi, ma quando i commessi escono mi accerto sempre che abbiano chiuso tutte le porte e spento le luci. Prego. Sono un po' stanca. Accomodatevi. Grazie. Io non so se faccio bene a parlarne e forse non l'avrei fatto se Velasco fosse ancora vivo. Lo conoscevo da anni. Grazie. Era un uomo strano, ma simpatico, cordiale. Mai nulla da ridire sugli affari. Ultimamente invece era cambiato. Lo vedevo assente, preoccupato. Infine fece qualche cosa di veramente inspiegabile. Quando si trovava a Madden, spedì direttamente due carichi di merce a un cliente sudamericano. Un cliente mio e solo indirettamente della Davis Company. E come giustificò questa sua iniziativa? La prima volta disse che si trattava di una spedizione urgente e liquidò subito la mia percentuale. Ma la seconda volta non mi disse niente. Ma quando effettuò la spedizione, un amico mi avvertì in tempo. Così io ebbi modo di aprire una delle casse. Riuscì a vedere soltanto la merce imballata. Ma mi bastò per capire che non si trattava dei nostri soliti oggetti di artigianato. E cioè? Cosa c'era nella cassa? Degli scatoloni piatti, grandi così. Sa, come quelle dei giocattoli. Qualche giorno prima io ne avevo vista una uguale in mano a Velasco. E mi aveva detto che si trattava di un regalo per un bambino. Regalo per un bambino? Aveva una scatola così anche quando partì con l'aereo l'ultima volta. Mi sembrava un po' strano che mandasse i nostri clienti in Sud America regali per bambini, non vi pare? Infatti. La cosa non mi piaceva e volli vederci chiaro, tanto più che mi riguardava da vicino. Una sera che Velasco uscì di qui e aveva uno di quei regali in mano, io lo seguì. Lo vidi entrare nel galleggiante sul fiume. Evidentemente era lì che doveva portare il regalo per il bambino. Attraversai la passerella e raggiunsi la piattaforma del galleggiante. No, no, un'opzione legale no. Non sopporto altre intrusioni nella nostra vita privata. Ma io credo che avremo modo di definire tutto in breve tempo e nel migliore dei modi. Riferirò di questo nostro colloquio e vi darò mie notizie al più presto. Buongiorno, signori. Buongiorno. Buongiorno. Non mi piace, sento che è falso. E non crede alla nostra buona fede. Vorrei avere il coraggio di rinunciare a $1,000,000. Che notizie ha portato l'avvocato? Cercano di prendere tempo, ma pagheranno. Presto, molto presto. C'è sempre quel tale che aspetta. Va bene, fallo entrare. D'accordo, me ne vado. Se hai bisogno di me, sono giù in garage. Non di là, è meglio che non ti vedano. Prego. Buongiorno, mi chiamo Callum, lavoro per la Wood Insurance.
Come l'avvocato Carter. L'ho visto uscire poco fa. Accomodatevi. Grazie. La mia è una visita privata, amichevole. Sì, insomma, io vorrei darvi una mano. Per l'assicurazione, intendo. Di che si tratta? Come vi dicevo, sono un investigatore privato e lavoro per la Wood. In questi ultimi giorni sono stato a Madden. Anche il tenente Sheridan è stato a Madden, ma forse voi lo sapevate. No. E allora? Lì a Madden ho saputo che il vostro socio, Velasco, si occupava di un commercio un po' particolare. Armi. Armi? Velasco? Manna, ma come fate ad affermare una cosa simile? Lo affermerà anche Sheridan, vedrete. Perché lì a Madden ha avuto modo di conoscere un certo West, che pare conti molto tra i trafficanti di armi. E da lui ha saputo diverse cosette sul conto del vostro socio. No, non è possibile, non lo posso credere. La mia è una visita privata, amichevole. Sì, insomma, io vorrei darvi una mano. Per l'assicurazione, intendo. Di che si tratta? Come vi dicevo, sono un investigatore privato e lavoro per la Wood. In questi ultimi giorni sono stato a Madden. Anche il tenente Sheridan è stato a Madden, ma forse voi lo sapevate. No. Allora? Lì a Madden ho saputo che il vostro socio, Velasco, si occupava di un commercio un po' particolare. Armi. Armi? Velasco? Manna, ma come fate ad affermare una cosa simile? Lo affermerà anche Sheridan, vedrete. Perché lì a Madden ha avuto modo di conoscere un certo West, che pare conti molto tra i trafficanti di armi. E da lui ha saputo diverse cosette sul conto del vostro socio. No, non è possibile, non lo posso credere. Non sprecate tempo a recitare con me, Morgan. Voi sapete benissimo chi è West. Questa foto l'ho scattata io stesso. Quando vi siete incontrati all'aeroporto di Havilland, il giorno prima della morte di Velasco. Voi e West. E questo che cosa prova? Non lo so. Ma certo può procurarvi dei guai con la polizia e le assicurazioni. Io invece semplifico tutto e mi accontento di poco. $10,000 per tacere. Non è un prezzo troppo alto, direi. Ma no, no, non ha senso. Velasco, trafficante d'armi, un uomo come lui, che detestava ogni violenza. Vi assicuro che non può esserci dubbio, l'ho accertato io stesso. Cosa posso dire? In ogni caso, la sua non può essere stata una libera scelta. Qualcuno o qualcosa deve avergliela imposta. Forse Velasco non era come voi pensate. Non si diventa avventurieri da un giorno all'altro. Pensate alla disinvoltura con cui se ne andava in giro con un campionario di armi automatiche che lui poi definiva regalo per un bambino. No, no, Velasco non era così. Da solo non avrebbe mai potuto fare niente di tutto questo. Era un debole. E forse io non lo sposai proprio per questo, perché lo sentivo incapace di proteggermi. E allora? Chi aveva le spalle? Voi non vi siete mai resa conto di niente, così Morgan. Eppure vi vedevate quasi tutti i giorni. Ma forse io non riesco a rendermi conto di quello che viene intorno. Ma vi sento amico. Dunque, ho parlato con la signorina Vera e con la vostra segretaria. E anche col ragazzo del bar. E che cosa avete concluso? Niente. Volete bere qualche cosa? No, grazie, per me no. Non è facile individuare una responsabilità precisa. Il veleno nel tè potrebbe averlo messo la signorina Brigitte quando è rimasta sola nel suo ufficio, ma anche la signorina Vera e Velasco ne hanno avuto il modo. Poi c'è una terza ipotesi. Il ragazzo del bar ha lasciato il vassoio incustodito nel box della portineria per qualche minuto e qualcuno potrebbe averne approfittato. E io che posso dirvi? Semplicemente quello che ne pensate. Non mi sembra ragionevole continuare a credere che si tratti, che so, ancora di un errore.
Ma perché quello che penso io dovrebbe essere così importante? Io non ho visto niente. D'accordo, ma voi potete avere qualche idea più precisa sul possibile movente. Non più di voi. Sapete tutto ormai sulle assicurazioni che abbiamo sottoscritto. Quindi... Voi pensate alla signorina Vera o a Velasco? No, Vera no. Non la credo capace di tanto. E allora Velasco non aveva molta simpatia per voi. Forse vi odiava, non è così? E se mi odiasse davvero, non lo so. Ma direi che era un tipo incapace di sentimenti esasperati. Era un debole, un rassegnato. E quindi non sospettate neanche di lui? In questi ultimi tempi era molto inquieto, qualche volta anche misterioso. Ma anche se fosse stato lui, a che serve ormai? Velasco è morto. Non ci sono dubbi. Il disastro è stato provocato da una carica esplosiva. Lo penso anch'io. È una conclusione che si adegua perfettamente con la dinamica del sinistro. L'ultimo messaggio alla torre di controllo era stato dato un minuto prima, tutto regolare a bordo. Omicidio, dunque. Duplice e premeditato. Anche le testimonianze confermano che si è trattato di sabotaggio. I pescatori che si trovavano sul lago dicono che non c'era traccia di fuoco a bordo dell'aereo fino ad un attimo prima dell'esplosione. È strano che qualcuno abbia avuto tempo e modo di mettere l'esplosivo a bordo. Fu deciso all'ultimo istante che sarebbe stato l'aereo FCX a partire. Infatti, lo sapete, doveva rimanere di riserva. Sicuramente l'esplosivo non era a bordo, ma è stato portato dal passeggero stesso, naturalmente, senza saperlo. Guardate ora questo frammento di valigia. È stato ingrandito 10.000 volte. Sono evidenti le tracce dell'esplosione. Le linee di lacerazione vanno verso l'esterno, non verso l'interno. E così l'esplosivo stava nel bagaglio di Velasco. Questa è una tecnica che i criminali usano spesso anche su aerei di linea. Infatti, e anche in questi casi c'erano di mezzo grosse assicurazioni sulla vita di qualche passeggero. Beh, penso, signori, che si possa ormai... Cerimonie funebri. Ho ancora in gola l'odore dell'incenso. E non ho nemmeno saputo pregare per Velasco. Lo sapevo. Ti fai sopraffare dalla tua paura fisica e dalle tue repulsioni. E al resto non hai nemmeno pensato. C'è un'inchiesta in corso. Due tentativi di omicidio contro di me. E l'omicidio di Velasco, già perché ormai la polizia l'ha classificato così. E tu non pensi neanche a come potrà andare a finire, a quali accuse ti possono cadere addosso. Questo non accadrà. Non possono accusare me. Tu ed io riceveremo $1.000.000 per la morte di Velasco. È la ricchezza per tutta la vita. Ed è una somma per la quale si può diventare assassini. Non io, Morgan. D'accordo. D'accordo, ma non è facile farlo credere agli altri. Per me la situazione è un po' diversa, perché io per ben due volte ho rischiato di essere ucciso, ma tu... Tu eri con noi quando il tè è stato avvelenato, no? Ed eri con Velasco quando l'aereo è partito. Hai letto i giornali? Hai visto a quali conclusioni sono arrivati? L'aereo è scoppiato in aria perché c'era dell'esplosivo nel bagaglio di Velasco. E quel bagaglio è stato a tua portata di mano? Non è possibile che tu pensi questo. Che tu pensi che io... Ma allora che vuoi? A che ti serve la mia paura, Morgan? Calmati, calmati e non fraintendermi. Io voglio soltanto aiutarti e aiutare me stesso, naturalmente. E un mezzo c'è, ma vorrei che tu fossi meglio disposta ad ascoltarmi. Siediti, parliamo da buoni amici. Vuoi? No, la sigaretta no. Scusami. Non ha importanza. Ti ricordi che cosa hai detto quando hai saputo che mi avevano sparato addosso? Tu ti ricordi a chi hai pensato subito, no? Ai nostri nuovi clienti. Certo, e a chi altri potevo pensare? Certo, era l'idea più plausibile e io ho detto di non ammetterla soltanto perché volevo prendere del tempo e perché speravo che saremmo riusciti a combinare un altro affare, cosa che adesso è naturalmente impossibile dopo quello che è accaduto. Anzi, dobbiamo uscirne davvero e per sempre. Questo l'avevo già detto io, e anche Velasco. Sì, io pensavo di essere solo a correre il rischio e non avrei mai supposto quello che poi è accaduto. Dobbiamo rompere con questa gente ad ogni costo e fare in modo che la polizia sappia come orientare le sue ricerche. Ma com'è possibile?
Allora dovremmo ammettere che... Ma che ammettere? Ma che ammettere? Noi non abbiamo mai saputo niente dei traffici di Velasco. Era una sua iniziativa, un'attività che lui svolgeva a nostra insaputa, quando era lontano da qui. Con lui, voglio dire. Gli avete accennato qualche cosa? No, non lo vedi più da allora. Non ne ho parlato con lui né con nessun altro. Cosa dovevo fare? Denunciarla alla polizia? In fondo avevo della stima per Velasco. Chissà com'era finito a trafficare armi. E forse è proprio per questo che l'hanno ucciso. Certo, è possibile. Ma quelle armi le avete viste portare soltanto da Velasco? O anche da Morgan e da Vera? No, non erano più venuti a Madden negli ultimi tempi. Veniva soltanto Velasco. Vi è mai capitato di cercarlo in albergo mentre era qui a Madden? Ah sì, una volta lo feci chiamare dalla signorina che si occupa della contabilità, ma in albergo risposero che lì non c'era nessun Velasco. E qual era l'albergo? Il Saxon Hotel, mi pare. Infatti, era uno dei due alberghi dove di solito scendeva, ma non dava il suo nome. Dava quello di Morgan. Morgan? E perché? Fermo! Giù la pistola e alza le mani. Scott! Entra. Avanti. Oh, non vi preoccupate per lui. Dorme. Tanto meglio per voi. Sono un ufficiale di polizia. Siete il tenente Sheldon, vero? Lui mi aveva avvisato. Ma non prevedevo che sareste arrivato così presto. Siete qui perché volete sapere di Velasco e della sua morte. Non è così? Infatti. Siete molto ben informati. Velasco, o Morgan, come si faceva chiamare via Madden, era uno che non contava. Era capitato tra noi per caso. Mi trattava affari senza importanza, forniture da poco, a gente che non sai mai se potrà pagare. Nessuno poteva avere interesse a ucciderlo. Sono parole molto vaghe le vostre. Ma almeno io sono uno che conta. Ma sono informato. Perfettamente informato. Vedete, quello delle armi è un commercio come un altro. C'è chi vende e chi compra. Sì, a volte il gioco è grosso e qualcuno cerca di barare, ma questo non succede mai per poche centinaia di fucili. Morgan. Non mi piace, sento che è falso. E non crede alla nostra buona fede. Vorrei avere il coraggio di rinunciare a $1,000,000. Che notizie ha portato l'avvocato? Cercano di prendere tempo, ma pagheranno. Presto, molto presto. C'è sempre quel tale che aspetta. Va bene, fallo entrare. D'accordo, me ne vado. Se hai bisogno di me, sono giù in garage. Non di là, è meglio che non ti vedano. Prego. Buongiorno, mi chiamo Callum, lavoro per la Wood Insurance. Come l'avvocato Carter, l'ho visto uscire poco fa. Accomodatevi. Grazie. La mia è una visita privata, amichevole. Sì, insomma, io vorrei darvi una mano, per l'assicurazione, intendo. Di che si tratta? Come vi dicevo, sono un investigatore privato e lavoro per la Wood.
In questi ultimi giorni sono stato a Madden. Anche il tenente Sheridan è stato a Madden, ma forse voi lo sapevate. No. E allora? Lì a Madden ho saputo che il vostro socio, Velasco, si occupava di un commercio un po' particolare. Armi. Armi? Velasco? Manna, ma come fate ad affermare una cosa simile? Lo affermerà anche Sheridan, vedrete. Perché lì a Madden ha avuto modo di conoscere un certo West, che pare conti molto tra i trafficanti di armi. E da lui ha saputo diverse cosette sul conto del vostro socio. No, non è possibile, non lo posso credere. Non sprecate tempo a recitare con me, Morgan. Voi sapete benissimo chi è West. Questa foto l'ho scattata io stesso. Quando vi siete incontrati all'aeroporto di Havilland, il giorno prima della morte di Velasco. Voi e West. E questo che cosa? La polizia. Ma questa, quando giunge sul posto, non trova traccia né di Morgan né della sua automobile. In realtà Morgan, il quale ha cercato di non far conoscere l'accaduto alla polizia, è rimasto miracolosamente illeso e adesso tenta soprattutto di evitare che la responsabilità dell'attentato contro la sua vita ricada sui suoi soci comproprietari della Davis Company. Vera, una bella donna ambiziosa e piena di complessi. Velasco, uno svagato idealista. Brigitte, segretaria della Davis Company, una ragazza stravagante e imprevedibile, rivela al tenente Sheridan, incaricato delle indagini, che Vera, Velasco e Morgan hanno sottoscritto un'assicurazione sulla vita, ognuno a favore degli altri due, e ciascuna per $1,000,000. Questo dunque potrebbe essere stato il movente del tentato omicidio contro Morgan. I suoi soci potevano guadagnare così $1,000,000 ciascuno. Vera e Velasco, invece, affermano che quanto è accaduto a Morgan è conseguenza di certe sue rischiose e poco chiare iniziative nel giro di affari della Davis Company. Comunque, una misteriosa visita notturna compiuta da uno sconosciuto nel cottage di Vera induce la donna a chiedere la protezione di Sheridan, al quale lei afferma è disposta ad offrire tutta la collaborazione possibile. Insieme a Vera, Sheridan si incontra poi con Velasco. Velasco sembra un uomo leale e sincero e tuttavia fa il possibile per non farsi scorgere da Sheridan mentre una ragazza sta per consegnargli un misterioso regalo per un bambino. Quello che c'è al tavolo con me è un poliziotto. Altre persone, intanto, sembrano molto interessate ai movimenti dei tre soci della Davis. Un misterioso individuo, Callum, ha fotografato Morgan mentre si incontrava all'aeroporto con un certo West. E una donna, Paola, cerca ripetutamente di mettersi in contatto con Velasco all'insaputa dei suoi due soci. Per conto della Davis, Morgan sta per partire in aereo alla volta di Madden, dove dovrà partecipare ad una riunione. Ma mentre sta per recarsi all'aeroporto, c'è un nuovo attentato alla sua vita. Soffro di vertigini. Questa volta col veleno. Morgan viene ricoverato d'urgenza in ospedale e al suo posto parte Velasco. Mentre Sheridan si accinge ad iniziare l'inchiesta sul nuovo attentato contro Morgan, il piccolo aereo sul quale Velasco sta volando alla volta di Madden esplode in aria, provocando la morte dello stesso Velasco e del pilota. Pronto! Era Callum. Pare che ci siano delle novità. Devo raggiungerlo subito. Appena possibile darò notizie. D'accordo, aspetterò qui. Voi aspettatemi qui.
Tenente, io... Preparare qualche cosa o è meglio che me ne vada proprio? No, non credo che mi tratterò molto a lungo. La soluzione della cucina mi sembra la più indovinata. D'accordo. Dunque, ho parlato con la signorina Vera e con la vostra segretaria. E anche col ragazzo del bar. E che cosa avete concluso? Niente. Volete bere qualche cosa? No, grazie, per me no. Non è facile individuare una responsabilità precisa. Il veleno nel tè potrebbe averlo messo la signorina Brigitte quando è rimasta sola nel suo ufficio, ma anche la signorina Vera e Velasco ne hanno avuto il modo. Poi c'è una terza ipotesi. Il ragazzo del bar ha lasciato il vassoio incustodito nel box della portineria per qualche minuto e qualcuno potrebbe averne approfittato. E io che posso dirvi? Semplicemente quello che ne pensate. Non mi sembra ragionevole continuare a credere che si tratti, che so, ancora di un errore. Ma perché quello che penso io dovrebbe essere così importante? Io non ho visto niente. D'accordo, ma voi potete avere qualche idea più precisa sul possibile movente. Non più di voi. Sapete tutto ormai sulle assicurazioni che abbiamo sottoscritto. Quindi... Voi pensate alla signorina Vera o a Velasco? No, Vera no. Non la credo capace di tanto. E allora Velasco non aveva molta simpatia per voi. Forse vi odiava, non è così? Se mi odiasse davvero, non lo so, ma direi che era un tipo incapace di sentimenti esasperati. Era un debole, un rassegnato. E quindi non sospettate neanche di lui? In questi ultimi tempi era molto inquieto, qualche volta anche misterioso. Ma anche se fosse stato lui, a che serve ormai? Velasco è morto. Non ci sono dubbi. Il disastro è stato provocato da una carica esplosiva. Lo penso anch'io. È una conclusione che si adegua perfettamente con la dinamica del sinistro. L'ultimo messaggio alla torre di controllo era stato dato un minuto prima. Tutto regolare a bordo. Omicidio, dunque. Duplice e premeditato. Anche le testimonianze confermano che si è trattato di sabotaggio. I pescatori che si trovavano sul lago dicono che non c'era traccia di fuoco a bordo dell'aereo fino ad un attimo prima dell'esplosione. È strano che qualcuno abbia avuto tempo e modo di mettere l'esplosivo a bordo. Fu deciso all'ultimo istante che sarebbe stato l'aereo FCX a partire. Infatti, lo sapete, doveva rimanere di riserva. Sicuramente l'esplosivo non era a bordo, ma è stato portato dal passeggero stesso, naturalmente, senza saperlo. Guardate ora questo frammento di valigia. È stato ingrandito 10.000 volte. Sono evidenti le tracce dell'esplosione. Le linee di lacerazione vanno verso l'esterno, non verso l'interno. E così l'esplosivo stava nel bagaglio di Velasco. Questa è una tecnica che i